una scelta che fai tanto tempo prima. Non saprei quale definizione perché faccio dei film. This was a question many years ago. We were showing our films in Los Angeles, and the Italian consulate wanted to know us, and the tour was not organized by Italians, and we made a street of 40,000 number to arrive at him, and he was not there. And when he came, we saw he was showing missionary films, film of missionaries. When he saw us, he said, "Why you make films? What do you have in these cans?" We started many years ago, before many others. We started to work with Yervant in the 70s, at the end of the 70s. and we work on archives, and we work on the violence of the cinema, we make films because perhaps we work against the war. These are principal things. We work for the peace. And also we are against the archive, mm-hmm. because the archive doesn't show what we want. Mm-hmm. They are secret. Mm-hmm. They don't show everything because... Cos'è che dici? Dico che gli archivi sono segreti. So, ah, sì, quelli ufficiali. Sì. The official archives are bad places in general, mm-hmm. where the things are hidden, mm-hmm. because they are secret of states. Ma una cosa importante, credo, di dire che noi non usiamo l'archivio com'è. Cioè lo rifilmiamo e lo risignifichiamo, cioè diamo un nuovo significato e anzi facciamo uscire il significato nascosto che è dentro, cioè quando per esempio nel Dal Polo all'Equatore noi abbiamo filmato la caccia del barone che va in Africa a caccia. Lui aveva il suo operatore ed era un film per lui importante, per la sua vanità, mentre noi facciamo vedere o capire o evidenziare la violenza della caccia alle povere bestie africane. No, Angela wanted to... Cioè, l'importante è proprio questo, che noi rifilmiamo, ricoloriamo, prendiamo solo dei dettagli del fotogramma e in questo modo veniamo a dare un significato tante volte completamente differente dall'intenzione dell'autore. We started as an experimental filmmaker anyway. We don't forget. We felt the need to speak inside for the first time, to be more clear, mm-hmm. to be more precise, mm-hmm. and to accuse strongly. We felt this need. For the first time, yes. Because our films are silent in general. Cioè l'Africa è già presente nel tanto per apportarci all'installazione che abbiamo qui. L'Africa è già presente dal Polo all'Equatore, ci sono due o tre capitoli importanti. Poi nel 2001 con un curatore svizzero, Harald Zeman, ci fece fare alla Biennale di Venezia un'installazione e anche questa installazione era tutta sull'Africa, cioè è una cosa che noi, cioè siccome il nostro in fondo è ricercare la storia,
E la storia, purtroppo, d'Europa, e non solo d'Europa, è basata sulla violenza, e per forza è un tema che abbiamo sempre incontrato e su cui abbiamo lavorato tanto. E anche questa installazione che abbiamo qua, che è la conquista dell'impero dell'Africa orientale italiano, parte proprio dal primo schermo, dove noi chiamiamo primo, ma insomma non ha importanza come lo si vede, dove appare l'immagine di Mussolini, no? E lui era partito dall'idea della tradizione romana, del mito del grande impero romano, e per dare una base al suo desiderio di impero aveva fatto scavare queste antiche navi di Caligola e aveva portato in luce le navi, le due navi, e con i vari reperti, tra l'altro il famoso elmo è in un museo di Berlino, no? Che no, l'ha voluto dare per la mostra perché è troppo fragile, troppo delicato. Da quest'idea del mito della civiltà romana che andava a portare in un paese cosiddetto barbaro come l'Etiopia, parte la famosa campagna, detta campagna, ma insomma la guerra d'Etiopia, che dal 35 dura fino al 36. Poi una conquista che è costata al paese tantissimo, il paese si è impoverito, è arrivato la seconda guerra mondiale che ormai era un paese che non aveva più economicamente e militarmente forza, e questo famoso impero che poi è stato perduto nella seconda guerra mondiale subito, all'inizio quasi della guerra d'Africa contro gli inglesi. Ma poi c'è tanto da dire su questa installazione, cioè la parte che abbiamo portato qui dell'installazione è la violenza della conquista del capitale, perché il personaggio è un personaggio che è un piccolo impiegato di banca, cioè però che non ha niente di militare, niente di guerriero, però è il potere economico che arrivava e piombava sull'Africa. Invece nel film che abbiamo fatto a Locarno e a Toronto, e adesso sta girando tantissimo, è la parte della conquista militare. Invece in questa installazione le armi non ci sono, non si vedono guerre, combattimenti, si vedono solo dei vecchi cannoni su cui le signore italiane giocano, no? Però c'è una parte qui, che è una parte per se stessa molto feroce, quando danno la caccia lungo il fiume, danno la caccia ai cosiddetti ribelli, cioè erano gli etiopi che continuavano a combattere e ribellarsi. E li cercavano lungo il fiume, cercavano di, come si dice, esplorare le foreste per trovare i famosi ribelli. Non è tanto apparente, però è molto drammatica per se stessa questa. The general are some sequence we took from negative of Generale Graziani was a killer, no pity, no occupation of territory, only destruction of everything he could meet. And the desire of the land, but also the desire of the body of Africa, of the woman, and it is this thing. And so sometime Angela said, so is this the desire of the fascism, of the empire? Is this, mm-hmm. is only this? The brutality. Yes. Un altro aggancio che abbiamo trovato è che quest'uomo, il bancario, lavorava alla sede della Banca d'Italia della RAR. E Arar era dove è abitato Arthur Rimbaud qualche anno
quasi 50 anni prima, era la, cioè è sempre stato un'Africa da spartirsi, no? Fra gli europei, da dividere a fette. Da... Poi c'è tutto il mito di Rimbaud, che vabbè, quello è un altro discorso ancora. He was a colonizer, he too. He was not. He changed completely his the biggest poet of the century. But he desired to change completely his life. He did the contrary. And in some letters he says, "I am okay, but here every single minute, a single hair becomes white." Because we feel the return of the fascism in this precise moment, everywhere in Europe. And the fascism also through the continuous state of war in the world. So we need to speak. At least, che cos'è il desiderio del... Cioè sentiamo l'ascesa, il ritorno del fascismo, of the racism, for example. Beh, è un'Europa che lascia morire in mare gli africani o altri paesi che arrivano, direi che più di razzismo di questo. The thousand of people dying in the Mediterranean, the same sea of the Roman conquest, refused, or the racism in Europe. We made film about the gypsies, for example. We made four short films. Leonardo da Vinci says, of the war is necessary to show everything. The teeth fallen on the ground, the blood, the open bodies, everything. And when we made O Man, O Uomo, because we found terrible materials, and so we had problems in showing everything. Also, there was the writing of Susan Sontag, she said it's not good to show everything, but we decide it is good to show everything. We are, but with a moral intent. Mm-hmm. Anyway.